Ciao a tutti, qui è Davex che parla. Per la prima volta mi vedrete in faccia. Non ho una webcam, quindi se facevo video li farò col telefono, videolog, queste cose, ma con pochi iscritti non ho tutto questo interesse. Allora, come avete letto dal titolo, volevo fare questo discorso per i curiosi, per i dubbiosi anche, riguardo alle console next gen e ai giochi in uscita in futuro. Allora, preannunciando, io preferisco il PC, per vari motivi. Allora, io consiglio il PC, appunto, perché a giochi possiamo dividere comunque tutto in base al prezzo, ai giochi, alle prestazioni. Allora, per mia idea, le console, sì, a prezzo ovviamente sono inferiori, dopotutto anche a costi anche. Tra le due, Xbox One e PlayStation 4, penso che il prezzo sarà più o meno uguale. E sarà una differenza di 100 euro, 200. E comunque lì ci sarà il solito, certi giochi usciranno per Xbox One, che sarà Microsoft, come ad esempio forse i giochi della Halo, che farà ancora, penso, qualche gioco alla Bungie. E poi giochi della casa Naughty Dog, mi pare, che ha fatto, se è la Naughty Dog, scusate, non so, che ha fatto The Last of Us, saranno esclusivo della Sony, quindi della PlayStation 4. Mentre per il PC, allora, discorso a parte, il PC avrà le prestazioni migliori se voi avrete soldi. Se avete i soldi, vi consiglio assolutamente il PC. I giochi costano anche meno per il PC, devo dirlo, certi giochi, perché comunque ho saputo di Battlefield 4 e mi pare, non sono sicuro di questo. Allora, il gioco costerà 59 euro, cioè 60 euro, gioco normale, e poi 70 euro sarà quella Deluxe Edition, quindi espansione China Rising e qualcos'altro, un pacchetto veicoli, e la Premium costerà 50 euro, quindi fate un calcolo, se volete tutto, sono 120 euro per un gioco. Io non li vado a spendere, cioè al momento i soldi che spendo sono per i PC che vorrei farmi, e per un PC buono, che però la devo tutta, vi girerà perfetto sopra anche i 60 frame per second, andate a spendere sopra i 1000 euro. I giochi di adesso e i giochi futuri vi gireranno tranquillamente. Comunque, per chi se lo chiedesse, Battlefield 4 ha richiesto gli stessi requisiti consigliati di Battlefield 3. Allora, con il sistema nuovo da Frostbite 3, la Revolution, non riesco a capire sinceramente come potrà funzionare tutto questo con gli stessi requisiti, però comunque diciamo che i giochi saranno decisamente più alti, la grafica sarà migliore per i PC, fluidità anche, alla fine si va a riscontrare tutto sui prezzi. Riguardo alle uscite dei giochi invece non saprei cosa dire, perché comunque forse usciranno giochi esclusivi solo per PC, giochi esclusivi solo per console. Io preferisco il PC, ma come ho detto prima i prezzi sono elevatissimi. Allora, riguardo al mio canale, sono 20 iscritti, sono già contento, non sono 20.000, non sono 2.000, non sono 220, sono contenti. Quelli che mi seguono, se c'è qualche passivo nel canale, oh, su 20, che sfiga, cazzo, cioè. sono contento di questo, come ho annunciato nel video su Dead Space, che in questo momento che sto facendo il video lo sto renderizzando, forse sentirete dal microfono, non lo so.
Sono contento di questo. Penso farò una serie su Duke Nukem 3D o la Megaton Edition, quindi che ho comprato su Steam un paio di mesi fa. Ho giocato alla vecchia. È un gioco stupendo. Se volete un gioco bello, è 10 volte meglio di Duke Nukem Forever, che è considerato da tanti un gioco brutto. Diciamo che anche a me non piace tantissimo. Duke Nukem 3D invece della 3D Realms mi è piaciuto tantissimo. Farò la serie con la Megaton Edition, le texture un po' migliorate, ma il gioco è uguale, ho anche le varie espansioni. Poi A Machine for Pigs ho deciso di annullarlo perché c'è già PewDiePie, Favij, tanta gente che farà. Non mi interessa sinceramente, cioè per quel tipo di giochi non ho neanche l'enfasi giusta per farlo. Poi, se avrò il computer nuovo, cercherò di assemblarlo perché lo faccio io, risparmiate i soldi anche là. Fatevi un PC, a proposito, fatevi un PC, compratevelo voi. Assemblatevelo, fatevelo assemblare, risparmiate un sacco di soldi, avrete prestazioni decisamente migliori, perché i pezzi che comprate singoli non li troverete quasi mai in un computer nuovo. Allora vi faccio una rapida lista della spesa di un buon computer. Scheda video, tutti chiedono sempre per prima una scheda video. Non considerate che faccia tutto la scheda video. Allora, processore, un i7, che viene comunque sui 290-300 euro. Se avete tanti soldi prendete l'Extreme Edition, ma arrivano a cifre assurde. Vi costa come un computer un processore. Allora, per il gaming sì, dicono tutti che va benissimo l'i5, il prezzo è abbastanza inferiore, siamo comunque sui 200 euro, però comunque l'i7 è relativamente maggiore. Se dovete fare un PC, considerate i prezzi anche comunque della scheda madre, perché processore e scheda madre insieme fanno tutto bene. Considerate la scheda madre, scheda madre, guardate, i dissipatori che sono montati sopra devono essere compatibili. Vi consiglio PC Express 3 con USB, tutto più veloce. Poi, comunque una scheda madre buona, vi viene meno di 150 euro anche, quindi va benissimo. Io prenderò della Asus. Farò un computer praticamente tutto Asus, che è una marca affidabilissima. Sono i prezzi un po' più alti, però è decisamente affidabile. Allora, dopo il processore, scheda video, faccio un minimo di schema mentale. Allora, scheda video. Pensavo a una 770, i prezzi delle 770 sono sui 350 euro. Quindi, come avete capito, già sono 600 e passa euro tra scheda madre, processore e scheda video. Allora, riguardo alla scheda video, sono tutte ottime, però io comunque preferisco delle Asus. Mi fido di più, mi è stato consigliato anche. Tra una della Asus e una, ad esempio, della Gigabyte, che hanno ritenuto meno affidabile, comunque sono differenze di 5 euro, 10 euro. Quindi preferisco le Asus. Case, come nel video che ho detto di Dead Space 3, prenderò un Aero Cool Master. Se trovo una foto la metto direttamente. Poi, comunque abbastanza un MIDI, perché i tower avevo intenzione di prendere un tower. Allora vi spiego, i MIDI sono più piccoli, i tower sono astronavi, sono enormi, però c'è una ventilazione migliore perché c'è più spazio. Allora, il fattore positivo del case che prendo è, boh, è abbastanza spazioso, ma c'è, diciamo, il doppio fondo. Su un lato voi potete aprirlo
e far passare tutti i cavi di là, e quindi è comodissimo. Mentre alimentatore, penso che prenderò della Corsair, un 750 watt bronze. E riguardo appunto all'alimentazione, dovete calcolare che il picco della scheda sono 600 watt. L'alimentatore e il processore scheda madre, il mio mi pare consuma 90 watt, quindi su 750 watt va bene. Sono anche là un centinaio di euro per alimentatore. Però i pezzi che costano di più appunto sono processore e scheda video. Basta, per una schedina così sono 300 euro, è esagerato, non lo so. Allora, e poi RAM prenderò sempre della Corsair. 4 RAM da 4 GB, sono più grandi, hanno un dissipatore quindi maggiore, raffreddamento migliore. E poi cosa manca? SSD non la prendo, al momento non ne ho bisogno, si può montare in futuro. E l'SSD, per chi non lo sa, è per aumentare il caricamento dei dati. Ad esempio, se giocate in Battlefield, voi potrete caricare le mappe più velocemente, ma in gioco alla fine resta uguale. Hard disk, prenderò un hard disk da 1 TB, viene 60 euro. Lettore DVD della Asus, 50 euro. Quindi avete capito che comunque i soldi vi vanno via, tanti anche, però con un PC del genere vi dura tanto e vi girano i giochi benissimo. Io prenderò il computer next gen, non ne prendo assolutamente, non mi interessa. Se devo lavorare uso il computer, ho il computer là, perfetto. Perché comunque dovrò anche lavorare di grafica, AutoCAD cose, perché io faccio la scuola edile e usiamo AutoCAD e programmi del genere. Tutto è stato detto, non so più cosa dire, giuro. Ringrazio ancora i 20 iscritti. Messaggio ai 20 iscritti, appunto. Consigliate, a me fa piacere che si unisca altra gente al mio canale, perché i video li faccio per divertirmi. Se i video vi piacciono bene, guardateli, mi fa tantissimo piacere. Se non li guardate, no, scherzo. Nessun rancore, cioè, a me va benissimo. Così, parlando, comunque ho fatto un rapido riassunto dei giochi. Daranno tanto, perché ho visto i giochi, comunque Titanfall, Battlefield 4, anche Call of Duty, ma Call of Duty ha una grafica forse minore, non lo so. E Titanfall poi c'è, non mi ricordo, ne ho fatto il video, me la godo, quello stile Halo, metterò il nome che non me lo ricordo. E niente, ringrazio, penso che il video sia giunto al termine. Mi sono confidato, cioè ho dato le mie opinioni, i miei gusti riguardo alle future uscite, a cosa prendere. E da Dave X è tutto, e a un prossimo video. Ciao.